È caos traffico sulla strada statale 18 dopo l'avvio dei lavori per la realizzazione di una rotatoria nei pressi dell'intersezione con Via Turco. Numerosi gli ingorghi creatisi durante le ore di punta, ma anche in momenti della giornata in cui il flusso veicolare è meno intenso. Una situazione che ha fatto infuriare parecchi automobilisti che per raggiungere l'autostrada o l'ospedale devono affrontare lunghe code. I lavori per la realizzazione della rotatoria sono partiti nonostante vi sia un ricorso presentato dalla famiglia Santese, che sarà oggetto di un giudizio cautelare del TAR di Salerno. A spiegarcelo l'avvocato Ferdinando Belmonte. I motivi sono molto semplici e sono i seguenti. Il titolo edilizio autorizzato alla realizzazione di un parcheggio ostentatamente pubblico su un'area invero destinata dagli atti di pianificazione urbanistica a verde pubblico semplice. Così come la rotatoria non si comprende come sia stata realizzata se non in difformità alla strumentazione urbanistica vigente. C'è attesa anche per il giudizio cautelare del TAR che dovrebbe arrivare il 19 dicembre. Che cosa si aspetta? Guardi, innanzitutto mi attendo un approfondimento istruttorio del TAR, laddove il TAR sarà obtorto collo, tra virgolette, costretto ad esaminare tutti gli altri provvedimenti impugnati per il momento al buio. In secondo luogo, bisogna anche verificare se il TAR, nonostante la quasi avvenuta realizzazione delle opere per cui è causa, deciderà di bloccare tutto ciò, ovvero sia di non consentire la realizzazione di opere, ovvero di parcheggi assolutamente pubblici su area verde pubblico, e quindi dovrà decidere se volere già fin da subito ripristinare lo status quo ante oppure fissare immediatamente l'udienza pubblica per la decisione nel merito del ricorso, che è un ricorso obiettivamente di notevole importanza, nonché al ricorso sono sottesi notevolissimi interessi, vuoi privati, così come giustamente tutelati dalla famiglia Santese, vuoi pubblici in ordine al rispetto della normativa urbanistica, in primis la salvaguardia di standard urbanistici, laddove invece l'IDOL ha di fatto sottratto, a mio avviso indebitamente, aree destinate alla collettività perché di verde pubblico, in realtà realizzandovi parcheggi assolutamente pubblici, ma che in realtà tutti sanno che sono a servizio della struttura.